Primo maggio, vernice rossa contro Confindustria, tensione a Napoli durante la manifestazione per la festa dei lavoratori, presa di mira la sede degli industriali. Intanto il sindacato rilancia la battaglia contro precariato e morti bianche, ribadito il no all'autonomia differenziata. Bagnoli, feriti due quindicenni, in manette un 17enne, finita nel sangue una rissa all'arenile, accoltellati due ragazzini che non sono in pericolo di vita. La polizia ha arrestato l'autore dell'aggressione, un minorenne che deve rispondere ora di tentato omicidio. Europee, con le liste c'è Sgarbi con la Meloni. Presentate le candidature alla Corte d'Appello di Napoli per la circoscrizione Sud alle elezioni. Tra le sorprese la candidatura di Sgarbi con Meloni per Fratelli d'Italia. Tanti campani, in campo anche l'assessore regionale Caputo. Avellino rebus candidati, attesa per l'ex sindaco, nessuna intesa nel centrodestra, si attende il riesame sulla posizione di Gianluca Festa che sta ipotizzando di candidarsi. Nel campo largo Gengaro annuncia l'apertura della campagna elettorale, la città volti pagina. Turismo, folla a Napoli, ma è caos per la mobilità. Cifre record per la presenza di turisti in città, ma è caos per il traffico e i trasporti, in particolare in costiera sorrentina. File agli imbarchi anche a Salerno per la costiera amalfitana e nel Sannio tutto esaurito negli agriturismi. Buonasera e ben ritrovati con il TG News. In apertura di questa edizione del nostro telegiornale, lo avete appena sentito dai titoli, le manifestazioni del primo maggio, tensioni a Napoli, vernice rossa contro la sede di Confindustria e Servizio. Tutelare il lavoro in ogni sua forma, investendo sulla sicurezza e rafforzando il potere d'acquisto, aumentando i salari, ma anche salvaguardare i diritti messi a rischio dalla riforma dell'autonomia differenziata. La Venere degli stracci ha fatto da sfondo alla manifestazione unitaria di CGIL, CISL e UIL per il primo maggio a Napoli. È un primo maggio per noi, certo di celebrazione, ma di lotta. E a Napoli ha un valore molto più importante perché si insidiano illegalità, precarietà. Non facciamo abbastanza sulla sicurezza, per esempio, sui problemi che hanno i pensionati, con la sanità. Che possa essere veramente riconfermato l'importanza del lavoro per tutti noi. Deve essere un messaggio forte lanciato soprattutto al governo. Siamo in campagna elettorale per le europee, ma si parla veramente poco di lavoro. Ognuno deve ritornare ad avere una dignità, recuperare una dignità umana, che insomma nel 2024 dovrebbe essere scontata e purtroppo sembra non essere così. Non sono mancati momenti di tensione quando un nutrito gruppo di manifestanti che si è dato appuntamento in Piazza dei Martiri ha lanciato vernice rossa contro la sede di Confindustria. Davanti all'ingresso lo schieramento della polizia in assetto antisommossa per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente. Nel Salernitano invece le sigle sindacali si sono date appuntamento a Nocera Inferiore per il tradizionale corteo unitario. Non è possibile uscire la mattina per andare a lavorare e non tornare a casa. È ancora troppo attuale questa problematica in Italia. Bisogna fare in modo attraverso legislazione e contrattazione per evitare che questi fatti accadano così spesso come stanno accadendo. Rissa nella serata di ieri a Napoli nei pressi dell'arenile di Bagnoli, due quindicenni accoltellati dopo una segnalazione arrivata alla centrale operativa. Gli agenti del commissariato di polizia di Bagnoli sono intervenuti in un locale per una rissa tra giovanissimi. Nel corso della colluttazione sono stati accoltellati due quindicenni che trasportati all'ospedale San Paolo sono stati ricoverati ma non sono in pericolo di vita. Gli investigatori hanno subito fermato un 17enne che è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Presentate le liste alla Corte d'Appello di Napoli per la circoscrizione Sud alle elezioni europee. Presentate le liste nella Corte d'Appello di Napoli per la circoscrizione Sud alle elezioni europee. Forza Italia è stata la prima a presentare la lista. Sono il vice premier Antonio Tajani, l'uscente Isabella Di Nolfi e il capo delegazione degli Azzurri a Strasburgo, Fulvio Martusciello, a guidare la lista. Per Fratelli d'Italia, capolista la premier Meloni, detta Giorgia, e spunta a sorpresa anche il nome del noto critico d'arte Vittorio Sgarbi, candidato per la circoscrizione Sud. C'è l'ex capo dell'INPS, Pasquale Tridico, a guidare la lista del Movimento 5 Stelle. Con lui anche il prorettore dell'Università di Salerno, Maurizio Sibilio, e l'imprenditrice Maura Sarno, ex assessore comunale ad Avellino.
Per il PD nessuna sorpresa rispetto alle anticipazioni, la giornalista Lucia Annunziata, il sindaco di Bari Antonio De Caro e la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picerno formano il cappello di lista. Si è fatta notare poi ieri la presenza del governatore De Luca alla convention del socialista, candidato capolista con Renzi, Enzo Maraio. Dal presidente stilettate al centro-sinistra e nuova stoccata alla premier sulle magliette indossate dai manager di Stato. Se vogliamo cambiare il destino di questo paese, dobbiamo mettere in piedi una coalizione, piaccia o non piaccia. Qui siamo di fronte alla prepotenza e all'arroganza del potere di chi pensa di avere conquistato il bottino, non di avere una funzione di governo. Io la maglietta di Fratelli d'Italia non me la metterò neanche se mi sparano in testa. Ancora cronaca, i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti in un bar di via Santa Maria di Costantinopoli. Poco prima un 25enne incensurato tedesco senza fissa dimora, senza alcun apparente motivo, ha aggredito il padre del titolare del bar, 91enne, che era sull'uscio della porta. L'uomo è caduto a terra procurandosi una emorragia cerebrale. Ora è in pericolo di vita al Cardarelli. Dopo l'arrivo dei militari, il cittadino straniero presente ancora nelle vicinanze, prima ha tentato di darsi alla fuga e poi, prontamente raggiunto dai militari, ha tentato di colpirli con calci e pugni, è stato poi bloccato e arrestato. Elezioni amministrative ad Avellino, rebus candidati verso il voto. Il servizio. Avellino verso il voto, si intrecciano politica e giustizia nella corsa alle elezioni amministrative. C'è attesa per la decisione del Tribunale del Riesame che lunedì potrebbe attenuare la misura dei domiciliari all'ex sindaco Gianluca Festa. Nel caso di scarcerazione non escluso che Festa possa essere della partita elettorale. Sul fronte centrodestra Forza Italia lancia due nomi, Gennaro Romei e Dino Preziosi, e chiede alle altre forze di coalizione di fare sintesi, entro 48 ore però, altrimenti andrà da sola. Fratelli d'Italia dal canto suo insiste per modi Destino Iandoli e sullo sfondo resta ancora Rino Genovese. Intanto nel weekend si apre ufficialmente la campagna elettorale del centro-sinistra. In città per Antonio Gengaro, Francesco Bocci e Piero De Luca. Avellino è l'unico capoluogo nel quale si vota in Campania. È sempre stata una città molto significativa dal punto di vista politico per la sua storia ed è giusto che ci sia l'attenzione di tutti i partiti nazionali. Io voglio che loro mi accompagnino perché ai cittadini dobbiamo dare la garanzia, dopo tutto quello che c'è stato, che dietro di me e insieme a me soprattutto c'è una cosa seria in campo. All'assemblea pubblica di oggi si sono visti per la prima volta anche i vertici provinciali del PD. Festa o non festa, la città è chiamata a voltare pagina. Io ero in campo per affrontare Festa, per essere alternativo alle sue politiche, ma tutti quelli che sono stati con lui avranno a che fare con me durante la campagna elettorale, uno per uno, li inseguirò casa a casa. Aggressione omofoba a Salerno, a denunciarla l'Arci Gay, un 32enne di nazionalità honduregna, sarebbe stato prima insultato e poi picchiato dal suo ex datore di lavoro. Queste persone devono essere fermate, la nostra comunità si deve svegliare, le parole della vittima che ha presentato denuncia. L'Arci Gay di Salerno in una nota sottolinea il clima di crescente intolleranza e discriminazione testimoniato da episodi come questo. Boom di turisti stranieri in Campania per il 1° maggio. L'allerta meteo continua ma non ferma migliaia di visitatori a spasso tra i tesori di Napoli e non solo. Il maltempo battente non ferma i turisti in Campania. Per il 1° maggio migliaia di visitatori hanno affollato, nonostante la pioggia e il vento, gli scavi di Pompei, la reggia di Caserta, gli scali per raggiungere le isole del Golfo. Folla a Napoli tra i decumani e nei principali siti dove le prenotazioni sono sold out da settimane, da Cappella San Severo con il Cristo velato a Castel Sant'Elmo, passando per Palazzo Reale, il Museo Archeologico Nazionale, i tesori di Rione Sanità. Lunghe code sotto gli ombrelli anche per il richiestissimo tour nelle viscere della città per Napoli sotterranea. Piove tanto, ma tanta gente c'è comunque ancora a Napoli, eh? Quindi è una Napoli super gettonata, una Napoli che merita di avere migliaia e migliaia di turisti, soprattutto grazie al vostro lavoro giornalistico che ci pubblicizzate, e tutta Napoli vi ringrazio, non tutto perché
la comunicazione è fondamentale. Ma intanto a creare i maggiori disagi è stato il turismo di prossimità con code e traffico in molte città e località, soprattutto della costa. Per Agostino Ingenito dell'ABAC i rincari non frenano l'ondata di arrivi, ma servono strategie integrate per scongiurare ingorghi e caos. Questo turismo di prossimità, sempre più escursionistico, crea molti problemi alle nostre destinazioni turistiche, non in grado di poter superare lo stress di tanti viaggiatori ed escursionisti per alcune ore sulle località, e questo dovuto anche ai grandi intasamenti, ai problemi di targhe alterne, i problemi ai traghetti. C'è qualcuno che paventa anche il numero chiuso, come è avvenuto a Venezia. Ne parleremo sicuramente nei prossimi incontri con la regione. E la pioggia non ferma i turisti che scelgono la costiera amalfitana, file agli imbarchi a Salerno e code sulle strade per il sindaco di Vietri. La svolta sarà la ZTL territoriale. I turisti scelgono le vie del mare per raggiungere le località della costiera amalfitana, file al Molo Masuccio di Salerno. Tanti gli stranieri, ma numerosi anche i gruppi di italiani provenienti da tutte le regioni. Dal Molise, esiste. Stiamo andando a Amalfi. Noi a Maiori, veniamo dalla montagna, quindi già l'aria del mare ci fa bene. E noi veniamo da tanto lontano e anche con la pioggia ci fa piacere lo stesso. Ci avventuriamo per il momento. Dove andate? Andiamo prima a Maiori e poi a Minori. La costiera è sempre bellissima, e con qualsiasi meteo possibile e immaginabile è sempre un piacere andarci e ritornarci. Io accompagno le signorine e niente, speriamo di divertirci. Stiamo andando a Maiori e Minori. E andiamo a Minori e facciamo il percorso dei limoni. E visto che siamo lavoratori, oggi ci riposiamo. È la nostra festa. Non mancano i disagi in questi giorni di festa in costiera, traffico sulle strade, pullman pieni. Per il momento noi abbiamo istituito la ZTL, abbiamo fatto una richiesta da vari anni. Siamo in dirittura d'arrivo perché è stata votata in commissione al Senato, quindi credo che sarà approvata a giorni. Con la ZTL sicuramente si avranno dei miglioramenti, sicuramente dobbiamo trovare una collaborazione anche con i comuni di Cava e Salerno, nonché di Sorrento, per l'entrata nelle aree della costa d'Amalfi. Intanto giovedì si terrà in prefettura a Salerno l'incontro chiesto dalle società di trasporti marittimi, dai sindaci della costiera amalfitana e dai sindacati, per discutere degli effetti provocati dall'introduzione della tassa d'imbarco da parte del Comune di Salerno, che sta causando polemiche tra pendolari e residenti. Trend sempre più in crescita, così Emanuele Lombardi, presidente regionale di Terra Nostra Campania, commenta il dato positivo per gli agriturismi. Primo maggio trasporto e manifestazioni a Benevento, dove si è svolta la tradizionale gara podistica aperta anche alle famiglie. Ancora un sold out negli agriturismi per il primo maggio, in tanti hanno scelto i sapori e i profumi delle eccellenze enogastronomiche campane. Un trend sempre più in crescita, spiega il presidente regionale di Terra Nostra, Manuel Lombardi. Un trend sempre più in crescita, positivo, un boom soprattutto nelle aree interne, non ha spaventato il maltempo, per avvicinarsi anche di un turismo esperienziale, di tour enogastronomici, ma anche tour a contatto con la natura. È un ponte molto lungo, ci aspettavamo non questi risultati anche dalle feste di Pasqua il 25 aprile, e invece il primo maggio abbiamo riempito tutti gli agriturismi di tutte le province della nostra bellissima Campania. E c'è chi oggi ha deciso di visitare i luoghi storici delle aree interne. Siamo venuti anche per vedere alcune cose qui, che è molto bella come città anche. Che è la prima volta che vengo qui. Giornata tra eventi e manifestazioni a Benevento, dove si è svolta la tradizionale gara podistica aperta anche alle famiglie con i più piccoli. Abbiamo partecipato alla gara dei 10 km. Siamo venuti qui a Benevento a fare la gara e quindi passeremo oggi il primo maggio visitando questa splendida città. C'è grande entusiasmo e devo dire proprio dare atto all'organizzazione di Benevento, i nostri amici che hanno fatto veramente uno sforzo incredibile con impegno, sacrificio, dedizione, e che ha corrisposto con quasi 1000 partecipanti, e oggi centinaia di bambini che, come dire, sono stimolati da questo esempio, genitori, figli, nonni, è molto bello vedere questo. Escavatore in fiamme nel cantiere della scuola Mercogliano, indagano i carabinieri.
e dichiara matrice dolosa l'incendio che poco dopo le 4 ha distrutto un escavatore all'interno di un cantiere di Mercogliano. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco prima che si propagassero a un altro automezzo. Sul posto, confermano i carabinieri, è stato trovato l'innesco che ha dato origine alle fiamme. Il cantiere era stato avviato nella mattinata di ieri da un'impresa di Casavatore che si è aggiudicata i lavori per un importo di 4,2 milioni di abbattimento e ricostruzione della scuola elementare Ernesto Amatucci. Siamo molto turbati, ha dichiarato il sindaco, ma non abbassiamo la guardia. Sono anni che stiamo lottando per la legalità, per affermare la legalità, sono anni che salgo e scendo le scale dei comandi provinciali ogni volta che ho dei sentori, ogni volta vado a confrontarmi e a denunciare gli accadimenti. La cosa grave è che questi finanziamenti sono soggetti a delle scadenze europee, quindi io mi auguro che, così come ho fatto stamane con il comandante dei Carabinieri di Mercogliano, il dissequestro il cantiere possa avvenire al più presto, perché sono dei tempi europei, quindi rischiamo anche di perdere i finanziamenti, e questa è la cosa più grave per la comunità di Mercogliano. Anche la Chiesa, con Don Vitaliano, ha lanciato un appello. Mercogliano è un paese molto bello, capocastello, il viale, questi episodi insomma allontanano anche il lavoro che da anni si sta facendo per attirare turismo nella nostra città. Ecco, io spero che sia un'eccezione, ma lo dico come augurio soprattutto. E ancora scontro a Benevento sul piano Pix, il vice sindaco De Pierro, sono programmi che riqualificano la città, servirebbe concordia. E ancora scontro a Benevento sul programma PIX, con l'opposizione che nel merito parla di piani completamente sbagliati, messi in campo in maniera frettolosa e sui quali serviranno anche risorse extra da trovare nel bilancio. Il vice sindaco De Pierro però si difende, spiegando che a suo dire invece servirebbe concordia. Capisco che l'opposizione è un po' ossessionata, ho definito la loro una patologia da neofobia sulle progettualità PIX. Per fortuna alcune di esse, almeno per alcune di esse, hanno avuto l'onestà intellettuale, mi riferisco alla riqualificazione dell'Hortus Conclusus, la Casa di Jonas, il Museo Diocesano, il Chiosso di Santa Sofia, la città medievale, l'illuminazione delle mura Longobard. Non perdo la speranza, continuo a rimanere speranzoso affinché possano ravvedervi anche sulle altre progettualità PIX. Fondi quelli relativi al programma PIX che, a dire di De Pierro, stanno cambiando e cambieranno in meglio l'immagine della città. Credo che sulle progettualità PIX dovremmo trovare concordia e unanimità negli intenti, perché appunto queste progettualità vanno a riqualificare unicamente i beni e il patrimonio storico, architettonico e culturale della nostra città. Ed ora gli 80 anni di Coldiretti, in festa anche le aree interne, in tanti ad Ariano Irpino. Più che un'assemblea è stato un momento di festa e condivisione, un compleanno di quelli da incorniciare per la grande famiglia di Coldiretti. Bandiere gialle, pullman, un'infinità di auto, un vero e proprio bagno di folla ad Ariano Irpino, tappa particolarmente significativa di questa ricorrenza. È un'emozione incredibile, anche perché questa organizzazione ha di fatto scritto intere pagine di storia rispetto a quello che è stato un percorso di grandissima emancipazione dell'agricoltura e sicuramente e certamente delle aree interne e delle campagne. Siamo quindi non soltanto orgogliosi di portare insomma questa nostra testimonianza e questo nostro festeggiamento anche qua ad Ariano Irpino, ma in realtà questo è un momento che rappresenta tutta l'intera provincia e direi di più la regione e anche la nostra nazione. Partendo proprio dalla piccola proprietà contadina, noi siamo riusciti ad organizzare il mondo agricolo portando alla luce la figura dell'imprenditore, quindi siamo passati dal piccolo coltivatore diretto all'imprenditore agricolo che, grazie alla legge sulla multifunzionalità del 2001, oggi può esercitare tantissime attività, non più solo la coltivazione del fondo e l'allevamento del bestiame, ma le attività connesse, si pensi anche all'agriturismo. Siamo onorati di ospitare questo evento straordinario degli 80 anni, i primi 80 anni di Coldiretti, quindi ad Ariano. Come zona siamo onorati e quindi grazie a tutto lo staff e la struttura Coldiretti Avellino che ha preferito scegliere Ariano come zona e come luogo di rappresentanza e per discutere un pochettino delle problematiche attuali e di tutte le speranze future che la comunità europea ci mette a disposizione. TG termina qui, io vi lascio alle previsioni meteo, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata in compagnia dei programmi di 8 Channel.